delle formalità aggiuntive siamo pronti rotolo al pallone a Giovanni Provasi di Castellanze della Castellanzese che è padrona della sfera del primo possesso pallone troppo sul primo palo ben neutralizzato una scivolata anche favorita dal campo un po scivoloso in area di rigore questo pallone Enero Verde Enero Verde, Enero verde eccolo qui il primo gol del 2023 targato US di Castellanzese e nello specifico Ibe la sblocca la castellantese immediatamente, così come volevano i nero-verdi di mister Achille Mazzolini. In un un'azione ben costruita da parte della Castellanzese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ha trovato la via del gol con l'incornata vincente da parte di Ibe. Adesso attenzione, abbiamo parlato prima della qualità dei giovani talenti del Casale che adesso lancia un messaggio. Adesso ancora una volta Bigotto, vediamo ben imbeccato. La riesce a tenere in campo? Sì, secondo il guardanino, secondo la terna. Quindi si gioca pallone al centro. Batti e ribatti, esposito per Mandelli. Prova! Palo colla! è nero verde! Eh, nero verde, eh, nero verde! è eh, eh, Mandelli, che girata di Mandelli! Da album dei calciatori Panini. Adesso prova ad affondare il taker Mandelli, sempre generoso. Meglio lasciare il possesso però agli avversari anziché rischiare un calcio da fermo, ancora il Casale che insiste. Attenzione! Sbuca da tutte quelle che questi giovani giocatori hanno già disputato vuole onorare assolutamente il proprio impegno in area di rigore adesso ancora la Castellanzese palo esterno colpito da Bigotto con deviazione quindi parata decisiva da parte di Dosio adesso però si deve guardare da quest'altra situazione da palla inattiva a favore della Castellanzese arriva il pallone in area di rigore saltano tutti se ho visto bene l'aveva presa Bagatini per ben due volte il compagnone adesso fuori posizione. Adesso da solo si trova, va da solo, va da solo e lo fa benissimo. E che gol! Mamma mia, che gol ragazzi! Che gol! Va a tirare fuori dal cilindro il Casale. Fase difensiva non chiaramente impeccabile per quanto riguarda la castellanzese nel 2-1 del Casale. Seguiamo adesso questa azione. Esposito! Ci prova di testa! Ancora una volta un'iniziativa di Mandelli. Singolare la posizione nel frattempo nel cuore dell'area di rigore della... Adesso ne assume uno un po' più tradizionale. Esposito, traversa interna. Buono questo pallone per Bressani. In area di rigore, vediamo cosa si inventa. Ha provato il tocco sotto. Ancora per Ibe. Esposito, bello questo pallone per Bressani che ha spazio, lo mette al centro. Ibe! E le occasioni si creano. Anche in questo caso, linea molto alta, altissima. E adesso tutti a correre verso la porta dei piloti. Ancora Castellanzese. Mandelli. Parte dall'esterno. Adesso si accentra. Mette questo pallone che attraversa addirittura l'area piccola. Compagnoni. Ancora una volta per Bolis. Che vuole come sempre il pallone sui piedi. Mandelli si mette in proprio uno strappo dei suoi, mette al centro questo pallone, attenzione, Bolis prova la conclusione, voleva il tiro a giro. Mette in avanti per Mandelli, ritardo il cross, ci va adesso con il destro, intervento acrobatico, adesso attenzione, qui De Rosa prova l'anticipo, attenzione, potenziale 2 contro 2. Lanza, Lanza può entrare in area di rigore. Attenzione, Lanza si mette in proprio, prova il tiro. Intervento provvidenziale da parte di Dosio, che si aspettava forse che uno dei giocatori della Castellanzese andasse su questo pallone. Bolis, Bolis aveva fatto tutto benissimo. Proprio sul suo rinvio si chiuderà la prima parte di questa partita. È così, duplice fischio per il direttore di gara Castellanzese 2, Casale 1. Si attende quindi solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. È iniziato il secondo tempo di questa prima giornata del girone di ritorno. È una bellissima iniziativa personale da parte di Lanza. Quindi queste le indicazioni per quanto riguarda il Casale che adesso riconquista questo pallone. Il pallone resta lì! E nero verde! E verde! E nero verde! È Bigotto! Tutto buono! Come avete visto anche da questa iniziativa offensiva che poi si è conclusa con un... Posizione di offside, il Casale comunque vuole restare in partita ancora la Castellantese. La partita forse ci sarà, ma sicuramente sarà più tranquilla per la Castellantese che con Mandelli. Oh, dimenticavo! È nero verde! È nero verde! È nero verde! Bene, sempre ribadirlo. Si porta sul 4 a 1 Poker nero verde, doppietta per Mandelli. Maglia numero 10. Due numeri di maglia per lui, due gol soprattutto per lui. Il pallone resta lì. Adesso vediamo compagnoni che con le sue lunghe leve arriva su questo pallone. De Rosa un'altra chance di mettere al centro questo traversone. Ancora lui si mette in proprio, arriva sul fondo, mette al centro questo pallone. A Babio! Aveva tutto lo spazio per schiacciare. Attenzione perché resta lì ancora l'Anza. Pilotti ancora! E poi Castellanzese graziata con questo tiro che si perde oltre. La linea di fondo da parte di De Francisci, approfittando prima con il solito lanza, grande risposta di piloti, sempre attento. Attenzione, adesso Cucuzza, Ibe, Enero verde, Enero verde, Enero verde, e nero verde, è nero verde, è nero verde, è Ibe, è 5 a 1 per la Castellanzese, da gol sbagliato a gol subito per il Casale, che anche in questo caso, giocare così in palla come Faraso adesso. Ottimo questo stop a seguire, prova la conclusione, resta lì il pallone per Ibe. Buono l'appoggio per Cucuz, anzi no, scusate, per Esposito che ha provato con il destro. Esposito qui errore in fase di impostazione. Attenzione, potenziale 3 contro 3 per quanto riguarda il casale nei confronti della Castellanzese, Attenzione che arriva il pallone a ah, Cemaiu, Chemaiu, in area di rigore, passa, passa, eccolo qua. Pallone a lato, ma buona iniziativa offensiva e applausi meritati per il numero 90 del Casale della respinta corta del portiere avversario. Attenzione adesso, errore in fase di impostazione della Castellanzese. Si fa vedere ancora una volta il Casale con la sua velocità. Il pallone resta lì, batti e ribatti. Ancora, occhio che c'è spazio per Enaiu. Adesso attenzione, il pallone esce. Già al minuto 84. Attenzione, Ibe. Ancora forza di andare sul fondo. Cocuzza prova la girata. Vuole iscriversi anche lui al tabellino dei marcatori. Adesso attenzione a Babio. Ci prova. Batti e ribatti. E arriva anche la sfortuna per quanto riguarda il casale. Ibe. Tocco in avanti per Cocuzza. Eccolo qua. Il gol. Che tanto ha cercato Cocuzza. Che chiude ulteriormente i giochi un punteggio pesantissimo per il casale che ci auguriamo possa continuare così su questo binario che la castellantese ha inaugurato nel migliore dei modi tre fischi del direttore di gara ben sette gol